Abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio campionato, cioè vincere il titolo regionale Serie D. Questo è un titolo importantissimo che sicuramente rimarrà negli annali dell'Ecatacalcio nella bacheca. L'hanno voluto tutti fin dalla prima partita, i ragazzi, perché io gliel'ho detto al primo appuntamento che abbiamo avuto, che gliel'ho detto, noi parteciperemo non per fare comparsa, ma per fare una squadra, abbiamo fatto da leader e infatti l'abbiamo raggiunto meritatamente, e un grazie va a tutti i ragazzi che, pur sapendo che all'inizio nella prima fase non facevamo classifica, si sono impegnati e hanno mantenuto la concentrazione partita per partita. Poi, dato che abbiamo vinto, diciamo, la prima fase, su 16 partite e 15 vittorie e una sola sconfitta, poi siamo andati con la Nissa che non si è presentata, poi col Noto abbiamo vinto 4-0 e oggi è stata una battaglia perché abbiamo incontrato una Cireale che era già campione uscente dello scorso anno e dunque i ragazzi hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Dunque bravi ragazzi e grazie alla società Lecatacalcio. Sì, certo, ora avendo superato la prima fase dobbiamo già pensare e concentrarci per la seconda fase, che sicuramente sarà molto più dura, molto più difficile anche dal punto di vista organizzativo, perché è chiaro che dobbiamo uscire fuori dalla Sicilia e dobbiamo organizzarci per ben figurare anche a livello nazionale. Io colgo l'occasione per dire una cosa molto, molto bella e molto importante, perché ho provato dei momenti particolari, dei momenti di gioia particolare nel vincere questa partita e quindi nel vincere questo titolo, anche per il fatto che ho saputo oggi che era la prima volta che Lecata vinceva questo titolo e quindi anche nella sua lunga storia di calcio. E con tutti i titoli che ha vinto e avendo scritto anche una pagina di storia, mancava questo titolo. E questo mi ha reso molto più orgoglioso di aver partecipato dal punto di vista organizzativo alla vincita di questo titolo. Certo, questo è un primo passo, ora dobbiamo pensare all'altro, non dimenticando di aver vinto questo perché i ragazzi hanno fatto una grossa partita, hanno fatto un bel campionato e ci siamo distinti anche dal punto di vista sia organizzativo che di comportamento, perché non abbiamo mai avuto squalifiche, non abbiamo avuto ammunizioni numerose e i ragazzi sono sempre ben comportati, hanno portato avanti anche il nome dell'Ecatacalcio e questo mi ha fatto veramente molto piacere.